come avevamo annunciato qualche giorno fa, anche questa mattina i modelli continuano a confermare questa discesa di aria artica che a partire dalle prime ore di lunedì, con un suo moto retrogrado dai Balcani, tenderà ad arrivare sul nostro territorio regionale. Come possiamo vedere dalla grafica, appunto riferita agli inizi della prossima settimana, avremo una moderata fase invernale, caratterizzata appunto da queste correnti di aria molto fredda che dai Balcani giungeranno sul nostro territorio, determinando appunto un calo delle temperature anche di 12-15 gradi rispetto ai valori attuali. Quindi, in particolare tra lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana i valori si porteranno al di sotto della media, le temperature massime difficilmente anche in pianura supereranno i 5-6 gradi, quindi valori decisamente freddi per il periodo. Come possiamo vedere dalla nostra grafica, questa aria fredda, queste correnti fredde dai Balcani determineranno un deciso aumento dell'instabilità, questo perché l'aria fredda scorrendo sul mare Adriatico, che risulta attualmente piuttosto mite, piuttosto caldo, genererà la formazione di rovesci, rovesci anche di stampo temporalesco, in particolare nella giornata di lunedì, proprio quando le correnti fredde faranno il loro ingresso. Ecco che appunto queste correnti arrivando poi sul nostro territorio determineranno delle precipitazioni a carattere di rovescio, quindi non avremo dei fenomeni estesi un po' su tutta la regione, ma saranno dei fenomeni sparsi, irregolari, che però localmente potranno risultare anche di moderata intensità. Proprio il calo delle temperature associato a queste masse d'aria fredda farà sì che le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere nevoso anche a quote molto basse. Non escludiamo che nel corso della giornata di lunedì e ancor più nella giornata di martedì, i fenomeni possano assumere carattere nevoso anche lungo la costa. Questa è la cartina del centro meteo inglese che mostra appunto la distribuzione delle nevicate. Come si può vedere, tutte le Marche sono sotto per la giornata di martedì sono sotto a delle precipitazioni nevose, sia sulle zone interne dove i fenomeni, in particolare sulla dorsale appenninica, potranno risultare un pochino più abbondanti e diffusi, mentre sulle zone costiere e sulle zone collinari, come ho detto, saranno più sotto forma di rovescio, ma appunto anche a prevalente carattere nevoso. Diciamo, sulla costa potrebbe nevicare anche con temperature di 3-4 gradi sopra lo zero, proprio a causa del rovesciamento verso il basso, delle masse d'aria fredda a seguito delle precipitazioni. Questa è una prima analisi, poi ecco, ricordiamo sempre che ancora mancano diversi giorni all'evento e quindi ci riaggiorneremo poi anche nella giornata di domani e di domani l'altro con una previsione ancora più dettagliata.